Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Gio 84 in un nuovo video della rubrica sul calciomercato. Come vi avevo promesso nello scorso video, eccoci con questa nuova puntata in cui vi dirò quali giocatori secondo me bisognerebbe riscattare e quali invece bisognerà rimandare da dove sono venuti. Possiamo partire subito con il primo reparto, e cioè quello dei portieri. Szczęsny io lo terrei assolutamente il prossimo anno, è un portiere che, guardando tutto l'arco della sua stagione, mi ha dato sempre una grande sicurezza. C'è stato un periodo di calo che è venuto dopo il suo infortunio con il Barcellona, però dopo alcune partite già è riuscito a tornare in piena forma e ha fatto per diverse partite molti interventi decisivi. Basti pensare a Roma-Napoli all'andata e al ritorno, oppure contro l'ultima giornata con il Bate Borisov di Champions League. Ha fatto tantissime parate importanti e secondo me è un portiere che dà sicurezza, quindi io lo confermerei assolutamente il prossimo anno, magari anche con un'alternanza con questo Alisson, perché Alisson sì, dicono che è molto promettente, dicono che è molto forte, però io non so se sia così giusto, diciamo giusto, se sia così facile far diventare titolare un portiere che è stato solo in Brasile. Sì, è promettente, però metti caso non ti renda al massimo, tu sei costretto ad intervenire subito sul mercato per un nuovo portiere, considerando che i restanti che hai sono verso la fine della carriera. Quindi io Szczęsny lo terrei assolutamente. Questo bisognerà vedere però ovviamente se l'Arsenal se lo vorrà riprendere e se si vorrà più o meno trovare un accordo, però se l'accordo si potrà trovare senza spendere troppi milioni, io sarò ben felice di rivederlo con la maglia giallorossa. Passando invece alla difesa, voglio parlare prima di tutto di Rudiger. Io Rudiger è un giocatore che anche lui, dopo un inizio non tanto promettente, anzi molto altalenante, è cresciuto sempre più. Soprattutto con l'arrivo di Luciano Spalletti, Rudiger ha acquisito una sicurezza che non aveva mai acquisito finora con la sua esperienza in giallorosso. Ha cominciato a giocare tante partite sempre sicure, sempre tenace, sempre aggressivo, sempre bravo ad anticipare di testa. Non è mai stato e non è tuttora un giocatore molto tecnico, molto abile nell'impostare l'azione e tutto quanto, però a livello fisico è migliorato veramente tantissimo. All'andata, per esempio, si potranno contare 2-3 partite decenti che aveva giocato, mentre invece dal giro di ritorno in poi è migliorato veramente tantissimo. E se il prezzo del riscatto rimarrà sui 9 milioni, io lo prenderei senza ombra di dubbio, perché è un ragazzo molto forte e molto promettente, perché sì, ha dei difetti, però ha 22-23 anni e quindi ha tutto il tempo possibile per poterli sistemare andando avanti con l'arco della carriera. Mentre invece, rimanendo sempre in tema difesa, voglio parlare di Emerson Palmieri, un giocatore secondo me inutile. Giocatore inutile che io rimanderei subito al San Paolo Santos. Chi cavolo ce l'ha dato? Io lo rimanderei subito, perché è un giocatore che non serve a niente. Serve soltanto per riempire un buco come riserva del terzino sinistro, ma solo numericamente, perché tecnicamente è incredibilmente scarso. Un giocatore che sì, ci prova, ma noi non possiamo tenere giocatori che ci provano. Cioè noi ci stanno in ballo qualificazioni, milioni, cioè potevamo mettere il ragazzino che ci prova, cioè tocca mettere i giocatori forti. E quindi secondo me io lo ributterei sempre da dove è venuto, Brasile, dov'è, Svezia, venezuelano, dove cazzo è stato. Mentre invece, rimanendo sempre sul tema terzino sinistro, voglio parlare di Lucas Digne. Allora, Digne, qua c'è un discorso diverso da fare. Digne è un terzino sinistro che finora ha fatto una buona esperienza con la Roma, non eccezionale, non disastrosa, una buona esperienza, ha fatto alcuni gol veramente belli, è bravo nel crossare, la sua abilità migliore secondo me più che il cross è l'anticipo di testa, nonostante sia alto 1,70 m, quindi non sia una cima. È un difensore che a me piace, però qua c'è un problema. Il problema è che il Paris Saint Germain chiede veramente veramente tanti soldi, ne chiede 20 milioni e secondo me Digne non vale 20 milioni. Se si riuscisse a trovare un accordo sugli 11, 12, massimo 13 milioni circa, io lo riscatterei, perché è un terzino che vale quella cifra, è comunque abbastanza promettente anche lui, perché mi sembra che ha 24-25 anni, quindi anche lui può ancora crescere, non è un terzino di 37 anni che il prossimo anno rischia che te si rompe, tanti saluti. E quindi io lo riscatterei, ma solo trovando un accordo con una spesa minore rispetto a quello che ci chiede il Paris Saint-Germain, perché per esempio con Rudiger io gli darei assolutamente quei soldi. Con Digne 20 milioni non glieli darei, sinceramente, per quanto mi sembra un buon giocatore non vale 20 milioni. Poi, parlando velocemente dell'ultimo difensore centrale, Jomber, anche io lo ridarei al Catania, perché praticamente non ha dimostrato niente. Non ha dimostrato niente, per fortuna non ha giocato quasi mai e le volte che ha giocato non ha mai dato nessuna sicurezza, quindi io lo ridarei assolutamente al Catania e spero che al posto suo non venga ripreso un altro difensore centrale del Catania, perché tutti quelli che abbiamo preso hanno fatto schifo al cazzo, e giustamente. Quindi spero che il prossimo difensore centrale che prenderemo sia
leggermente più forte, perché veramente non ne posso più degli scarti del Catania. Mo ci manca che riprendiamo Mascara, Plasmati e rifacciamo il Catania, rifacciamo. Però vabbè, a parte gli scherzi. Passando al centrocampo, si può parlare benissimo di Uchan, anche se qua c'è poco da dire. Giocatore che il riscatto è fissato a 10-11 milioni, da quello che mi ricordo, ma che finora non ha giocato mai. Mai. E io non so quanta voglia ci sia da parte della Roma di riscattarlo, e sinceramente io non capisco il perché del suo acquisto. Era un giocatore molto promettente, un talento della nazionale turca, tutto quanto. Ha fatto 2 partite da quando è arrivato, in 2 anni. Non so se questa è stata una tattica come per dire: noi adesso lo svalutiamo sti 2 anni e poi quando lo riscattiamo con pochi soldi lo riteniamo titolare. Ma mi sembra strano, anche perché mi sembra strano che un giocatore accetti di fare 2 anni senza giocare mai. Mi sembra una cosa un po' stupida. Questa è stata un'operazione come quelle di Giombre, come quelle di Emerson Palmieri, tutto quanto, che non ho assolutamente capito. L'hai preso, magari ovviamente non è a livello di giocatori titolari, ma fallo giocare un po' di più. Perché lo fai giocare 2 partite in 2 anni? Cioè, così lo deprimi e basta. Cioè, e non ha nessun senso, non è una cosa buona né per la società, né per la squadra, né per se stesso, ovviamente. Perché lui, ovviamente, svalutandosi, perde di valore, e è una cosa che non vuole nessuno. Quindi non capisco il perché di questa operazione. Se vorrà essere riscattato, cioè, se lo vogliamo riscattare, io non so, ma li considererei al momento come 10 milioni buttati. Poi ovviamente potrà smentirmi assolutamente, però finora non ha dimostrato niente con la Roma, non solo per colpa sua, anzi praticamente quasi mai per colpa sua, ma soprattutto per il fatto che non è stato mai fatto giocare. Passiamo quindi al reparto offensivo, parlando dell'unico giocatore che deve essere ancora riscattato, dato che Iago Falque, Salah, Perotti eccetera eccetera sono già stati tutti riscattati dalla società giallorossa. Parlo ovviamente di El Shaarawy. Allora, El Shaarawy all'inizio del campionato con la Roma ovviamente è stato fenomenale. Ha fatto tanti gol, tanti assist, tante belle partite. Dal derby in poi è leggermente calato, col Bologna, con l'Atalanta, col Torino, col Napoli. Non ha fatto delle partite esaltanti, non mi è particolarmente piaciuto. Ovviamente non dico che adesso è in crisi, oddio, è inguardabile, tutto quanto, però per forza di cose è calato, non solo perché non ha segnato, ma proprio come prestazione non ha inciso particolarmente. Io comunque però 13 milioni per lui gli darei, occhi chiusi gli darei, perché comunque è un giocatore molto promettente, un giocatore bravo, veloce, tecnico, e per 13 milioni io lo riscatterei assolutamente. Non so quali clausole ci sono nel contratto, per esempio il Milan ci deve dare qualcosa, non lo so bene. Se il riscatto è così, fine anno 13 milioni, io gli darei occhi chiusi. Poi magari l'anno prossimo potrà calare, tutto quanto, però 13 milioni per un giocatore come El Shaarawy non è niente, non è, secondo me. E quindi io lo prenderei assolutamente, contando ovviamente sul fatto che riuscirà a risollevarsi da questo momento un po' difficile e che ritorni a segnare gol e a sfornare assist come ha fatto nella prima parte di campionato. Dopo quest'ultimo analisi dell'ultimo giocatore che deve essere riscattato, voglio parlarvi del possibile rinnovo di Totti. Ancora non si sa se rinnoverà o meno, però da come dicono i giocatori, da come dicono le voci, sembra che rinnoverà per un altro anno. Io sono contento, sono assolutamente, sarei uno stupido a dire il contrario, perché comunque ha dimostrato in queste ultime partite di essere ancora decisivo nonostante l'età. Però io spero in una cosa, spero che con questo rinnovo le voci di lamentela su Spalletti e la società finiscano, perché non voglio che Totti rimanga un altro anno e che per tutto l'anno devo risentire le stesse puttanate e non lo fa giocare. Rinnova Totti, ok, ma dopo voi dovete sta zitti, non dovete rompere il cazzo e Spalletti fa gioca poco, Totti e tutto quanto. Vedete, dovete sta zitti e lasciarli lavorare in pace, sia l'allenatore che il giocatore, perché se no ricominciamo tutto da capo, ricominciamo le solite polemiche, lo gioca poco, si lamenta. Zitti, Totti rinnova, zitti, Totti non rinnova, zitti, lasciateli lavorare in pace e basta. Perché se no, se deve rimanere un altro anno per risentire per tutto l'anno le altre polemiche, le altre puttanate, non rimane, deve giocare tutto quanto, allora è meglio che non rinnova a sto punto. Quindi se lui rinnova e rimarrà per un altro anno, ovviamente la speranza è che venga gestito come è stato gestito finora. Però lasciateli lavorare in pace. Ve lo chiedo per favore, è un consiglio che vi do da tifoso giallorosso a tifoso giallorosso: evitiamo di creare delle polemiche inutili. Ovviamente non sono solo i romanisti che creano delle polemiche, però tutti quanti lasciamo lavorare in pace questa squadra, questa società, questo allenatore, tutta l'S Roma. Quindi questa era una mia ultima analisi sul rinnovo di Totti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, cosa fareste voi con i giocatori che vi ho elencato ora, se li riscattereste o li rimandereste a fanculo. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima.